Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a Extra. Come mai gli italiani hanno smesso di fare figli e soprattutto come fare affinché riprendano a farli? È una delle sfide che attende non soltanto la politica, ma in generale tutta la cosiddetta società civile. Il rischio, altrimenti, è da qui a qualche anno di ritrovarci un paese sempre meno popolato e con sempre più anziani. Una sfida che attiene, dicevamo, alle istituzioni, una sfida che è al centro di un progetto presentato pochi giorni fa a Roma per iniziativa dell'agenzia di stampa di N Cronos, che vuole proprio raccontare, sviscerare questo problema da vari punti di vista e anche, perché no, raccontare i passi avanti che si spera vengano fatti nei mesi e negli anni a venire. Tra un attimo vi presento l'ospite di questa puntata di Extra. Come sempre in apertura c'è la copertina a cura di Silvia Corsi. Il tema periodicamente fa capolino nel dibattito politico e sui giornali, ma poi, come spesso accade, esce dai radar dell'opinione pubblica. Eppure l'inverno demografico, cioè il calo delle nascite in un paese che sta invecchiando sempre più e che avanti di questo passo vedrà calare progressivamente il numero degli abitanti, dovrebbe essere considerato alla stregua di una vera e propria emergenza e come tale affrontato. Senza un incremento delle nascite, l'Italia non ha futuro, non solo perché gli esperti prevedono che nel 2070 la nostra popolazione scenderà a 48 milioni, ma anche perché nel frattempo l'età media sarà salita e non avremo abbastanza persone in grado di lavorare per mandare avanti l'economia e badare a chi nel frattempo sarà diventato anziano e magari bisognoso di cure. In realtà, sia chiaro, non abbiamo tanto tempo per intervenire. Dice l'Istat che nel 2050 per ogni lavoratore attivo ci sarà un pensionato che deve percepire il suo assegno e questa assoluta parità rischia di mettere a repentaglio l'equilibrio dell'intero sistema previdenziale. Certo, per evitare il tracollo, fare figli non è l'unica soluzione, ma aiuterebbe ed è il motivo per il quale il governo qualche tempo fa ha annunciato di voler varare una serie di provvedimenti per incentivare le nascite che da anni in Italia languono, ma che lo scorso anno sono state poco più che 400.000, il dato più basso dall'Unità d'Italia. Ma perché si mettono al mondo sempre meno bambini? Se il dibattito tra i sociologi è aperto e fa riferimento ad una serie di cambiamenti che hanno attraversato negli ultimi anni la società italiana, è evidente che anche i fattori economici incidono. L'assenza di un buon posto di lavoro adeguatamente retribuito e la mancanza di servizi sono tra i fattori più ricorrenti, ma non solo, come conferma il progetto Demografica, Popolazione, Persone e Natalità, un sondaggio e un convegno promossi dall'agenzia di stampa ADN Cronos, che per festeggiare i suoi primi 60 anni di attività ha organizzato una giornata di riflessione sul fenomeno, chiamando a raccolta esperti e rappresentanti delle istituzioni. E allora cerchiamo di capire come è nata questa iniziativa, soprattutto quale fotografia ci può restituire del cosiddetto inverno demografico italiano. Noi siamo collegati con Fabio Insenga, che è il vice direttore di ADN Cronos. Buonasera e benvenuto a Extra. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, io partirei proprio da questo, ADN Cronos, di cui poi parleremo perché è davvero una delle più importanti e prestigiose, oltre che longeve agenzie di stampa italiane, ha voluto creare un progetto che si propone di portare avanti nel tempo. Si chiama, come sentivamo, Demografica. Come vi è venuta intanto questa idea? Allora, avete spiegato anche bene voi nella copertina, siamo partiti dai dati oggettivi che descrivono un trend demografico in profondo calo e sono dati che preoccupano perché comportano uno stravolgimento della società, del sistema economico, sono dati che incidono sulla sostenibilità ad esempio dei nostri conti pubblici, sulla sostenibilità del debito pubblico, sulla sostenibilità delle pensioni e che incidono molto anche a livello sociale perché cambiano l'approccio con cui dobbiamo affrontare le nostre priorità. Allora, ci siamo dati un metodo, che è quello di partire dai dati, di far dialogare il più possibile tutte le componenti che concorrono a individuare le cause di quello che sta avvenendo e soprattutto tutte le componenti che possono concorrere a individuare le soluzioni per iniziare a invertire questo trend.
L'abbiamo fatto con un progetto ampio perché Demografica è un sito dedicato, un vero e proprio portale collegato al nostro portale adnecross.com e l'abbiamo fatto con un primo evento che si inquadra, come avete giustamente detto, nel quadro delle celebrazioni dei 60 anni per adnecross. L'abbiamo fatto per spiegare bene come il problema vada affrontato da punti di vista diversi. Siamo partiti con una prima sessione in cui abbiamo messo a confronto Istat, Banca Italia, esponenti del mondo accademico, per spiegare a che punto siamo, quindi qual è la situazione attuale. E in questo ci ha aiutato molto un sondaggio che abbiamo commissionato a IMG sulla percezione che hanno gli italiani del problema. E da questo sondaggio sono emersi dei dati molto interessanti perché 8 italiani su 10 hanno risposto di avere ben presente qual è il problema legato al trend demografico. Il 76% degli italiani, si è detto molto, abbastanza preoccupato per la situazione e soprattutto, altro dato molto interessante, quando siamo andati a chiedere quali sono le cause, del fatto che si facciano meno figli rispetto al passato, le prime 5 risposte sono risposte di taglio economico. Gli italiani hanno risposto che sono un problema i salari troppo bassi, che è un problema il costo della vita troppo alto, che mancano i servizi che sarebbero necessari. E quindi questa è un'indicazione importante perché ci consente di iniziare a indagare, ponendo domande a tutti gli interlocutori possibili e ponendoci noi stessi domande come sistema di informazione per andare a capire qual è la ragione che ha portato appunto sotto la soglia dei 400.000 nati l'anno e che soprattutto prevede un trend in costante diminuzione, perché se si vanno a vedere i dati dei primi 3 mesi dell'anno si inizia già a prefigurare un ulteriore calo nel 2023. Quindi queste sono le premesse che hanno portato Direttore, chiedo scusa perché vorrei partire proprio dai dati, perché stupisce non tanto o non solo la conferma che molto spesso all'origine di questo inverno demografico venga riconosciuto ci sia il problema economico, un problema di precarietà del lavoro, un problema di magari non adeguato budget per affrontare l'arrivo di una bebè, ma anche i problemi dei servizi, no? Che noi sappiamo essere tematica che periodicamente sono emerse nel dibattito anche politico di questo nostro paese. Però, direttore, la cosa che stupisce è la consapevolezza anche del fatto che l'inverno demografico rischia poi a lungo andare di presentarci il conto. Come dire, siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo fare più figli, però alla fine le problematiche individuali dei singoli rischiano di essere invalidanti. Questo è un aspetto che rischia di pesare profondamente nel momento in cui poi si cercherà di mettere mano, no, alla soluzione di questo problema. Sì, facendo una sintesi giornalistica, diciamo, possiamo dire che c'è una chiara percezione del problema e c'è una grossa richiesta di aiuto, di soluzioni che possano migliorare le condizioni di base che spingono alla decisione di fare o non fare un figlio. E questo è un aspetto molto interessante, perché quando si parla di natalità spesso si parla di comportamenti, di abitudini, di un'evoluzione della società che porta a fare scelte troppo tardi e sicuramente esiste anche quel problema lì, perché chiaramente c'è questa tendenza, no, a rimandare una decisione che prima in passato veniva presa in età diverse, quindi questo pone un problema dal punto di vista della fertilità, della fertilità dell'uomo, della fertilità della donna, ed è uno dei temi che abbiamo affrontato durante i nostri lavori. Però quello che è importante comprendere è che è una parte del problema. Perché l'altra parte del problema è quella appunto che riguarda i servizi, gli asili nido, la carenza di sostegno a chi vuole diventare genitore. E quindi bisogna intervenire su più fronti. E l'altra cosa che mi sento di dire è che l'attuale governo ha a cuore il tema della natalità, lo sta dimostrando, l'ha detto più volte. Però quello del trend demografico è un tema talmente ampio che non può essere un tema di parte e quindi va preso veramente da tutti i punti di vista. Faccio un esempio concreto, una delle cose che alimenta il dibattito in queste settimane, in questi mesi e che non aiuta è la contrapposizione tra la necessità di fare più figli e la necessità di accogliere i migranti. Sono due cose che devono stare insieme, che sono su due piani diversi e che vanno lette anche in maniera corretta, perché sul tema, diciamo, c'è anche un po' di strumentalizzazione.
Un progetto come il nostro vuole, per quello dicevo, ripartiamo dai dati, ascoltiamo più punti di vista possibili e cerchiamo di arrivare a delle sintesi. E quello che dicevi tu è molto corretto, nel senso che, per esempio, l'attenzione, diciamo, all'aspetto economico è qualcosa che viene un po' sottovalutato, no? Spesso si parla della mancata scelta della data come più di un fenomeno culturale. C'è un fenomeno culturale, c'è un problema che riguarda i comportamenti, le scelte, gli stili di vita, ma c'è anche un problema oggettivo che riguarda le condizioni economiche. Certo, voi, tra l'altro, nello sviluppare questa come una vera e propria inchiesta, la giornata, di studio del 27 di giugno ricalca, no, un po' il lavoro che fate quotidianamente. Quando c'è un grande tema, un dossier, voi cercate di inquadrarlo da diversi punti di vista, c'è la fotografia del fenomeno e poi avete cercato di dare voce a tutto un parterre di esperti che potesse offrire come in un puzzle tanti spunti per ricostruire la tematica. Voi lo definite il problema dell'inverno demografico anche un problema di salute pubblica. In che senso? Era l'aspetto che citavo prima, sentendo gli esperti, quindi le società scientifiche, abbiamo parlato con i pediatri, abbiamo parlato con i ginecologi, abbiamo parlato con gli andrologi, abbiamo compreso che esiste un problema di natalità legato all'aspetto sanitario, perché c'è una cultura, una scarsa cultura rispetto alla fertilità, per esempio. Durante i lavori del 27 è emerso per dire che tante coppie alla soglia dei 40 anni iniziano a porsi il problema o comunque l'opportunità di fare un figlio e si rivolgono agli specialisti per sapere cosa possono fare. Rispetto a questa cosa c'è una risposta, diciamo, che è innegabile, che è il fatto che porsi il problema a 40 anni riduce di gran lunga le possibilità di avere un figlio, questo lo dice la biologia. Ed è un problema perché va fatta anche un'operazione verità da questo punto di vista, perché se si vogliono avere dei figli è bene pensarci per tempo, se si vogliono avere dei figli è bene anche occuparsi della propria salute da un punto di vista della fertilità. Ed è un tema che riguarda le donne e gli uomini allo stesso modo, e per gli uomini spesso è un tema assolutamente sottovalutato, perché invece ci sono tanti fattori che possono incidere sulla fertilità, e quindi anche da questo punto di vista, diciamo, il ruolo dell'informazione è decisivo, perché bisogna imparare a raccontare le cose in maniera più chiara possibile, e quindi non strumentalizzare da una parte, ma fornire tutte le informazioni disponibili. Allora, tra poco, dopo questa breve pausa pubblicitaria che sta per separarci, parleremo nello specifico anche di quali ricette sono emerse da questa giornata di studi, che, attenzione, è poi il percorso che da qui in avanti il progetto Demografica intraprenderà per raccontare il cammino del nostro paese fuori dall'emergenza demografica. Ma ne parliamo tra un attimo. Bentornati, bentornati a destra. Stiamo parlando dell'inverno demografico, questa tendenza che è diventata sempre più drammatica negli ultimi anni, anche se le sue origini partono indietro nel tempo nel nostro paese, di fare sempre meno figli. Un problema che non è soltanto di costume, attiene a diversi ambiti della nostra società e soprattutto rischia di presentarci il conto nei prossimi decenni. Con noi c'è il vice direttore dell'agenzia di stampa di N Kronos, Fabio Insenga, che ringrazio per essere collegato, perché lo spunto ce lo offre proprio un'iniziativa che l'agenzia di N Kronos pochi giorni fa a Roma ha lanciato, un progetto, si chiama Demografica, che è nato attorno a una giornata di studio su questo tema e che poi attraverso un portale e altre iniziative nei prossimi mesi si propone proprio di raccontare non soltanto le peculiarità di questo problema, ma anche le possibili soluzioni. Direttore, se lei è d'accordo, io vedrei anche un servizio, tra l'altro un servizio realizzato proprio dalla redazione di ADN Cronos, così da permettere a chi magari si fosse perso la prima parte della nostra chiacchierata di focalizzare i temi che avete trattato e il perché è nata questa iniziativa. Vediamo. Si è tenuta a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione, l'iniziativa promossa da ADN Kronos dal titolo Demografica, Popolazione, Persone, Natalità, Noi Domani.
All'evento di lancio del nuovo progetto editoriale targato ADN hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, della salute e del mondo del lavoro e del welfare, che hanno avuto modo di dibattere sui temi cruciali e sempre più impellenti che riguardano la crescente denatalità e le conseguenze della crisi demografica in Italia. Un'idea, quella presentata a Roma, che metterà la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che terrà insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici. Demografica è un progetto della ADN Cronos che punta ad approfondire tutti i temi della demografia, andando a vedere quali sono le cause dell'attuale trend demografico, quali sono le conseguenze dell'attuale trend demografico e quali possono essere le soluzioni per provare ad invertirlo. È un tema che deve essere affrontato da punti di vista diversi, perché ha ricadute da un punto di vista politico, da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. E lo faremo oggi nel corso di un evento importante in cui faremo dialogare istituzioni, comunità scientifica, mondo accademico e mondo aziendale. Il portale ADN Cronos Demografica, raggiungibile anche dal sito dell'agenzia, raccoglierà news di attualità, articoli tematici costruiti sui bisogni dei lettori, servizi video, videografiche e podcast. Una produzione giornalistica integrata da talk e webinar, attenta a trattare il tema da più angolazioni: la salute, la fertilità, i cambiamenti sociali, le politiche per il lavoro, per i giovani e i bambini, le conseguenze dello spopolamento dei territori e dell'invecchiamento della popolazione. Il confronto pubblico, che ha dato il via alle celebrazioni per il 60° anniversario di ADN Cronos, ha avuto come obiettivo quello di approfondire, da diversi punti di vista, le conseguenze della denatalità e dell'invecchiamento della popolazione. Rispetto alle sfide demografiche, è importante partire dalla consapevolezza che la longevità è un'opportunità, ma la denatalità non è un destino. Cioè, vivere bene a lungo, però ha anche bisogno di una struttura demografica solida e quindi di nuove generazioni ben preparate, in maniera consistente, in grado di entrare nel mondo del lavoro, di generare sviluppo e ricchezza e rendere sostenibile il sistema sociale e il sistema di welfare. Bisogna adottare una politica adeguata per garantire che giovani e donne possano avere i figli che desiderano, perché ne vorrebbero due e ne hanno 1,24, quindi servizi sociali, supporto anche economico, ma nello stesso tempo dobbiamo anche capire che è necessario aprire le porte in modo intelligente anche alla popolazione immigrata, perché se oggi anche avessimo due figli per donna nel nostro paese, dovremmo aspettare più di 20 anni perché queste nati diventino adulti e possano diventare coloro che pagano le pensioni per i nostri anziani. Beh, già nella legge delega noi abbiamo messo una serie di disposizioni, per esempio nei principi generali, ma anche proprio nel meccanismo applicativo dell'IRPEF, dove diciamo che dobbiamo favorire la natalità e tener conto della composizione del nucleo familiare. Tra l'altro, nei tavoli tecnici che si attiveranno per dialogare sulla riforma fiscale, abbiamo detto che l'associazionismo, diciamo, più rappresentativo nel settore familiare avrà un ruolo importante. Direttore Insenga, questa è la cronaca anche di questa giornata di studi. Abbiamo capito anche il contributo che gli esperti hanno dato per sviscerare il problema, però sono emerse anche delle strategie, dei progetti. Ora si tratta di fare in modo che diventino azioni concrete. E questo è uno dei principali obiettivi del progetto demografico, perché vogliamo andare a verificare passo dopo passo qual è l'evoluzione dei temi che abbiamo posto sul tavolo, perché tante delle proposte della politica economica passeranno per la prossima legge di bilancio, tante delle proposte che passeranno per la legge di bilancio hanno bisogno di finanziamento e quindi di risorse. Quindi rispetto ai progetti, alle iniziative, alle proposte, dovremo andare a verificare quello che effettivamente sarà fatto. E non solo, questa è la parte che riguarda, diciamo, la politica economica e quindi il lato istituzionale. C'è un altro fattore che non ho citato prima e che invece è importantissimo citare, che è il mondo delle imprese, il mondo aziendale. Perché le aziende possono fare moltissimo con le politiche per la parità di genere, possono fare moltissimo con il welfare aziendale. Non solo in termini di supplenza rispetto a quello che non si riesce a fare con il welfare pubblico, penso agli asili nido aziendali, penso a tutti gli strumenti che possono essere messi a disposizione di padri e madri per poter gestire in maniera corretta l'equilibrio tra vita privata e lavoro,
Ma le aziende possono essere anche un grande catalizzatore per fare in modo che gli aspetti culturali, che parlavamo prima, possano essere cambiati, perché soprattutto si è posta fin qui la questione soprattutto per le donne, ma è un tema che riguarda anche gli uomini, conciliare l'identità professionale con l'identità da genitore è un passo fondamentale, perché tanti dei problemi che emergono e che abbiamo visto essere legati alla componente economica ma anche alla componente sociale derivano dal fatto, ad esempio, che fino ad oggi siamo dovuti fare troppi compromessi per chi voleva portare avanti una carriera professionale e per chi ha voluto investire tempo, risorse, denaro, energie in una famiglia. Quindi da una parte la politica economica, dall'altra parte le imprese, dall'altra parte la comunità scientifica e il mondo accademico, tutti devono contribuire a cambiare le condizioni in cui ci muoviamo e vanno verificati i passi che vengono fatti. Quindi bisogna darsi degli obiettivi, misurare quanto le proposte sono valide, quanto possono rispondere a quegli obiettivi e rivederci fra tre mesi, fra 6 mesi, fra 12 mesi fisicamente per capire a che punto siamo. E nel frattempo Demografica è un portale multicanale, multimediale e multidisciplinare in cui tutta la nostra produzione giornalistica tenderà su questo tema a ascoltare il maggior numero di voci possibili, a raccontare nella maniera più corretta possibile quello che si muove e a cercare di stimolare un dibattito che va tenuto vivo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. È una piattaforma davvero sfidante quella che nasce sotto l'insegna di ADN Kronos, Demografica, perché permette anche a noi cittadini, non soltanto gli operatori dell'informazione o i rappresentanti delle istituzioni, di capire la complessità del problema, che molto spesso si tende sempre a sottovalutare, no? La politica è abituata anche agli slogan per le soluzioni a qualunque tipo di problema, in realtà molto spesso la situazione è talmente complicata che non bastano le soluzioni pronte all'uso e il primo passo da fare è proprio quello di approfondire le tematiche. Tra l'altro è la vostra una piattaforma, come diceva il direttore, multimediale, che è coerente tra l'altro con lo spirito, il modo di fare informazione di ADN Kronos. Gli ultimi secondi io li dedicherei proprio a queste celebrazioni, 60 anni, svolgete un ruolo fondamentale, lo dico per i nostri ascoltatori che non abbiano dimestichezza su che cosa fa un'agenzia di stampa. Prima che le notizie arrivino a chi come il sottoscritto ve le racconta, c'è tutta una filiera produttiva che nasce laddove un avvenimento si sviluppa, deve essere raccontato, ci sono testimonianze da raccogliere, gli elementi essenziali di un avvenimento da raccontare e lungo la filiera ecco che c'è il lavoro delicatissimo di un'agenzia di stampa che deve fornire a chi poi ha il compito di comunicarlo all'opinione pubblica, ai nostri ascoltatori in questo caso, le informazioni più precise possibili. Quindi già questo dà l'idea della complessità del vostro lavoro. 60 anni rappresentano un traguardo che credo che sia davvero meritevole di essere celebrato. Sì, grazie per questo riassunto che mi aiuta molto a spiegare in parole perché 60 anni sono importanti, sono una grande responsabilità, sono un bagaglio che ci portiamo dietro, ma sono anche e devono essere anche solo un punto di partenza, perché è vero che è un traguardo, ma è anche vero che il mondo dell'informazione si sta trasformando rapidissimamente e che il ruolo dell'agenzia di stampa sta cambiando velocemente. Il progetto Demografica è un esempio di quello che ti sto dicendo, perché non solo il ruolo di agenzia di stampa tradizionale, che hai descritto bene tu, cioè quello di essere una fonte primaria di informazione, ma anche una piattaforma multimediale, multicanale, che è capace di innovare e di aggiornarsi al punto da riuscire a produrre contenuti che devono essere autorevoli, che devono essere verificati, che devono essere inattaccabili su temi verticali e con un livello di approfondimento come quello che abbiamo tentato di mostrare con Demografica. Quindi questo è un passaggio significativo che ci fa celebrare i nostri 60 anni con tutti i traguardi raggiunti, ma che ci fa guardare avanti, perché è necessario che noi, come tutto il resto del mondo dell'informazione, sia altrettanto capace di trasformarsi, perché cambiano intorno a noi gli strumenti a disposizione, cambia il contesto e deve cambiare anche il modo di fare informazione.
lo stiamo facendo, continueremo a farlo, è una sfida enorme e la vogliamo cogliere, partendo ovviamente da quello che in 60 anni abbiamo prodotto. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro naturalmente a Fabio Insenga e a tutta la squadra di ADN Cronos. Direttore, appuntamento alla prossima, arrivederci intanto. Grazie a voi e saluto anche tutti gli ascoltatori che ci hanno visto. Grazie, grazie al nostro ospite e grazie anche a voi perché in questa serata di martedì chiudiamo prima rispetto all'orario tradizionale perché subito dopo Estra va in onda la prima puntata di una nuova trasmissione che va ad arricchire il palinsesto informativo di Radio Roma Television sul canale 14 del digitale terrestre con Massimo Cacciotti, parte Polis. Racconteremo di settimana in settimana le peculiarità di questo territorio partendo dall'analisi delle criticità ma anche delle potenzialità dei tanti comuni medio e grandi del nostro Lazio. Un modo di fare informazione per raccontare là dove molte persone vivono, quanta ricchezza vi sia in territori che, se adeguatamente valorizzati, possono rappresentare un volano importante per tutta la regione. Appuntamento dunque tra pochissimo, se ci seguite in questa serata di martedì con Polis. Buon lavoro a Massimiliano Cacciotti e noi ci ritroviamo, se volete, domattina a partire dalle 7 con Prima Pagina oppure alle 21 con un nuovo appuntamento con Extra. Arrivederci. Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio.